Oh mio Dio, popolo là! Città di Torino sta andando in depressione. Non può essere, non può succedere. Ha bisogno di zucchero, ha bisogno di carne e di latte. Tutte queste cose io posso fornirgliele con violenza e potenza. Ma assolutamente sì, baby. Se non fosse che tipo non mi pagheranno assolutamente niente, mi pagheranno malissimo e mi sfrutteranno fino all'osso, io potrei fare tante cose per la cittadina di Torino. 23.000, complimenti. Chi è che ha guadagnato così tanti danari? Nizza Torino, complimenti veramente, eh? Ma se io devo fare abbigliamento nella cittadina di Nizza, quanto costa una fabbrica di abbigliamento? Cioè, capito, sono tutte domande che uno si pone. Fabbrica tessile, che produce abbigliamento. Costo di costruzione 435.000. Ok, quando hai la stoffa, hai tutto praticamente. Quindi prendo lì, porto qua, produco stoffa, produco abbigliamento e Nizza diventa il centro praticamente della moda. Ma se io fossi intelligente, popolo? Questa è la domanda che ci poniamo tutti. Che cosa succederebbe? Certo, potevano introdurre il ciclo giorno-notte, il meteo, sai, cose del genere che rendono un gioco più bello. È un'idea, dico. Ma stavo dicendo, se io fossi intelligente, andrei nella cittadina di Nizza, visto che è il centro della mia vita spedizionale, e farei un fucking magazzino per il quale ovviamente mi bastano i soldi a malapena. E quando faccio il magazzino, posso scegliere i beni. Beni conservati al momento. Il mais, il legname, la carne, lo zucchero. Al momento mi limiterei a questo. E voi dite, Mike, ma perché mai fai questo? È abbastanza fucking easy, baby. È abbastanza fucking easy. Scusate un secondo perché adesso sono pieno di punti di ricerca. Devo fare ricerche. Valore residuo delle vecchie locomotive. Chi se ne frega. Tempi di manutenzione. In realtà... aumenta la fidabilità. Superchiuzzo. Ma frega niente la superchiuzzo. Prendiamoci il lavoro della manutenzione. Manutenzione avanzata. Quindi stavo dicendo. E perché mai ho fatto questo? Per il semplice fatto che adesso io porto praticamente. A parte il fatto che Torino è spopolata. Oh no! Torino è diventato un villaggio! Ok, non era mio obiettivo popolare Torino, ma ci occuperemo anche adesso della mitica città di Torino. Nel frattempo, qua ancora la crescita è in atto. Nizza, una bomba ragazzi, una bomba, e siamo ancora un anno d'anticipo praticamente. Perfetto, mancano 6.000 abitanti, anzi 10.000 forse, e ci siamo. Quello che volevo dire dall'inizio di questa puntata è che adesso io ho creato questo bellissimo deposito, baby. Il magazzino. E ci butto dentro il mais. E ci butto dentro il legname, lo zucchero e la carne, che sono essenzialmente ciò che io ottengo da legname, carne, zucchero, e tutto questo mi permette di avere poi su Nizza un unico hub dove io porto le cose, e non ci sarebbe neanche bisogno in realtà da Stazione Morelli portare legname a Marsiglia, perché tanto lo porto direttamente a Nizza, quindi da Nizza porterei a Marsiglia, capito? Sarebbe tutto molto più semplice. La carne da Marsiglia la porto qua, ok, Nizza la usa, ma poi quello che non usa Nizza la mando giù a Torino. Il mais da qui io potrei portarlo a Torino? Sì, ma prendo un treno? No, perché costa troppo. Quindi lo butto praticamente il mais da qui a qua e mi creo la domanda e l'offerta. In poche parole. Lo zucchero ancora di più, è incredibile, è impossibile. Lo zucchero è qua in su, quindi lo prendo da lì, me lo porto a Nizza. E su questo eravamo tutti d'accordo, giusto? Bene. E se io invece di portarlo fino a Tantamona... allora, dov'è la stazione zucchero? Se io portarlo a Tantamona, a Marsiglia, vado solo laggiù e mi porto tanto bel zucchero, e una volta che mi porto lo zucchero lo lascio nel deposito, e poi se ne occupa il treno che va da Nizza a Marsiglia a portarlo in giro. Capito? La cosa stupida che non capisco perché Torino implode è perché comunque ti ritrova con 6 unità di zucchero quando ne consuma 0,2. Mais ne ha uno, ma vabbè, quello se lo porta a casa sua. La carne gliela stiamo portando è a 11 quando dovrebbe essere a 0,4. E per il resto ha praticamente di tutto. Quindi non capisco qual è il suo problema, perché gli manca il legname? Non avete il legname a Torino? Vi manca il legname a Torino? E quello è il problema, vero? Lo sapevo io. Comunque, per bilancio, per velocità massima, per nome, ce ne frega niente. Mettila per danari e vediamo chi è lo scarsone di turno. Stazione di zucchero a DuPont. Beh, DuPont, Tripont, non lo so quanti pont sono, ma fatto sta che devo iniziare a sfornare danari, perché mi servono tanti tanti danari per Nizza e la sua amica signora Pizza.
Ovviamente, come al solito, devo fare delle modifiche alle linee. E a noi piacciono le modifiche alle linee. Assolutamente sì. Soprattutto quando quelle ci fanno guadagnare. Però la fattoria di Nizza, mais, effettivamente, mais Nizza, quello che è, eccola qua, è 3,80. Un po' poco per i miei gusti. E infatti, dobbiamo andare a modificarla e dirgli, hey baby, vai, fattoria mais, vai a Nizza, poi vai a Torino. E poi viene la fattoria di mais di nuovo. Cioè, nel senso, vai a Nizza a Torino. Usiamola per fare anche un po' di... Capito? Uso il 100%, mi dice. Nessun problema, uso il 100% significa che dovresti guadagnare i milioni. E invece che cosa fai? Un cazzo. Cioè, nel senso, non stai guadagnando i milioni per qualche motivo. Ma a prescindere da ciò, vediamo come va adesso. Nizza-Marsiglia. Ecco che arriva inizia finalmente il mais a Marsiglia. Perché? Perché a Nizza lo stiamo stivando nel suo stacking fucking deposito. Tesoro, ti levi con questi consigli, per favore? Cioè, mi stai dando veramente dei consigli a me? Al boss della potenza gli dai consigli? Io non so, magazzino stupido. Allora, perfetto, abbiamo. Cos'altro possiamo aggiungere? 6 merci, dice il magazzino. Centro di scambio, super virile, efficace, virile, violento. C'è un piccolo problema che è dato dal fatto che io sbaglio sempre quando faccio questi stupidi collegamenti e faccio nelle stazioni principali la manutenzione. È vero che lì vanno tutti i treni, quindi poi lì la manutenzione ha senso. Però è totalmente sbagliato che hai praticamente tutti i treni fermi in manutenzione nella stazione dove dovresti avere il flusso di traffico maggiore. Quindi avrebbe senso, come ad esempio come ho fatto qui, avere la manutenzione nella zona remota. Avrebbe senso. Nel frattempo, finché le cose iniziano a accumulare un senso, vediamo che mancano 4.000 abitanti. E siamo a settembre del 23. L'unica roba che ti manca è la birra. Ma la birra si produce a Milano. Non è colpa mia se a Milano prendono ovviamente il grano da Trento. A Milano, Lombardo-Veneto, Venezia. Le vacche di Venezia sono famose in tutto il Triveneto, effettivamente. Parabapapum pam! Ok, scusatemi. Cambiamo le azioni. Vendiamo le azioni. Le azioni, a quanto pare, 2.700 euro, sono arrivate anche ai 2.863, attenzione, attenzione popolo, azioni, azioni a 2.863 euro, ok, a ottobre, il 6 ottobre, il 7 ottobre, 2.700, via, 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 vendiamo tutto, 60.000 di profitto e mi porto a casa il 500.000, ragazzi. Ah! Keep it up. Raga, ok, perfetto, gennaio, ottobre, boom, 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 boom. 9 carichi di abbigliamento a Nizza. Allora, abbigliamento a Nizza è più complicato di quello che si può pensare. Attenzione, perché io sono intelligente, ma non così intelligente. Cioè, sono io abbastanza intelligente. Forse non quanto spero di essere intelligente, ma va bene così. Dovrei fare un altro passo. Vedere Torino come sta messo. Torino. Torino, mio caro, ricevi, produci, perfetto. Il magazzino è pieno, ottimo. Quindi, che cosa succederà adesso? Spenderò soldi in maniera spropositata. Siccome devo aspettare altri 5.000 abitanti, ma aspettare significa perdere tempo, e il tempo è denaro, andrò qua nella stupida cittadina, comprerò l'azienda dei tessili, 340.000, e ovviamente la demolisco. Andrò sulla costruzione della fabbrica di abbigliamento. Mi saranno 435.000. Ovviamente ce li ho. Ovviamente no, baby. Ovviamente no. Dobbiamo ballare. Chi vuole ballare deve ballare. Chi non vuole ballare deve ballare di più. Chiaro? Perfetto. La fabbrica, a quanto pare, la mettiamo lì dove ci pare. E sono diventato proprietario di una fabbrica tessile. Improvvisamente. Perfetto. E voi dite, Mike, ma perché hai fatto sta cosa? È così banale questa economia, ragazzi. È così banale questa economia. È così potente e banale allo stesso tempo. Allora, concentriamo... la madonna, Torino è in crescita. Torino vedrà il boom economico. Allora, andiamo qua. Edifici ferroviari. Una stazione ferroviaria a Torino. Non ce la nega nessuno. Così violenta, virile, lì. Quindi, un binarietto ignora... dai a questa progettazione. Non mi ricordo neanche dove è iniziata la progettazione. Ci buttiamo nel primo binario senza pensieri, senza rimorsi, 23.000 euro. Binario parallelo diventa 79.000, giustamente, perché dice... quante ne vuoi? Tre, che famo? 7 binari paralleli, mo. Ci ha preso gusto comunque questo gioco a mettere i binari paralleli.
Esatto, ho messo il deviatoio e hanno deviato pure le strade. È cresciuto pure un albero nel frattempo, ci avete fatto caso? Bene. Allora, adesso possiamo portare cose da lì a qui. Qui noi facciamo la stoffa. La stoffa da qui la portiamo e iniziamo a produrre abbigliamento nella cittadina di Nitz. Nitz, che produce cose. Giusto? Costi di assunzione personale. Ma non me ne frega niente del personale. Tra l'altro avete guardato la meccanica del personale. È uno schifidus. E fu così che mi ritrovai ad aspettare, a osservare essenzialmente. Guardate questa cosa carina e coccolosa. C'è una freccia rossa che indica motivo per cui non si può spostare in avanti. Ma soprattutto mi sono ritrovato a osservare come Nizza e Torino sono diventate delle best friends da quando ovviamente ho fatto una cosa logica, ossia iniziare a produrre dei fucking vestiti di abbigliamento ovviamente a Nizza quando sono ancora nel 1923 e dovrei farlo entro giugno del 25. E questo significa che è uno scenario difficile, ma la potenza... Ok? Avete capito? Bene. Torino finalmente si sta riprendendo, anche se in realtà non ho messo ancora nessun treno alla stazione Orlando a Torino. Ma la stazione Orlando, santi Dio. Stazione... Lana. Lana, ok? Perché sennò non so manco che cos'è. Perché? Cioè nel senso, capisci? Nizza a Torino, ecco qua che gli porta la stoffa. Ed ecco perché è stato necessario andare a vedere che l'utilizzo è del 55% adesso, il che significa che è stata ridotta, ma in realtà l'utilizzo dei treni, ho aumentato i treni a 2, io potrei anche metterlo a 1 e poi mi dice che l'utilizzo diventa 65%. Potrebbe essere una cosa buona, ma in realtà lo vedremo più avanti. Più che altro, che diavolo è successo? La locomotiva che era... Ah no, ok, mi è preso un colpo. Prendiamo la stoffa. Quindi Torino inizia veramente a aver bisogno di avere consegna ufficiale. E sembra che legname gli arriva, il mais pure. Ok? All'improvviso anche Torino ha deciso di essere dei nostri. Ma soprattutto la fattoria di mais. Con 2 treni ha un utilizzo dell'88%. E in realtà vi ricordo che la fattoria di mais ha un percorso che va da... Nizza a Torino, fattoria di mais, e Nizza ancora. Quindi in realtà fa praticamente Nizza a Torino anche questo. Capisci? I profit, i danari, i genari, ci serve tutto che vada tutto così che si incastri. Tanti Dio. Ok, molto bene. Nizza è cresciuta. E ecco, adesso potevo fare la seconda industria. E andiamo ad analizzare così velocemente che cosa servirà più avanti. Gli ortaggi e il latte. Ortaggi e latte. E la domanda è: ma dove minga gli... Ok. Il latte si trova qua. Mentre gli ortaggi... gli ortaggi li troviamo nel Lombardo Veneto. I famosi ortaggi veneti. La carota veneta. Questi sono al 100%. Tutti soddisfatti. So che arriverà il giorno che vorrete l'ortaggio anche a Torino, Arriverà. Arriverà. Allora, i danari sono un po' come dappertutto, un po' come nelle mie tasche, un po' come nelle vostre tasche probabilmente, un po' come nelle tasche di tutti. Stavo guardando che ormai qui abbiamo bisogno di espandere assolutamente questa stazioncina, perché vedete, questo non entra, perché quello non entra, perché quello fa, perché quell'altro fa, e quindi queste cose non ci piacciono. Quando ci si blocca tutto non ci piace assolutamente per niente. Ma prima di tutto in realtà volevo fare una cosa del genere. Volevo andare a collegare e approfittare di questo bonus collegamento, 134.000 euro, ok? La stazione qua del Granum. La stazione del Granum che in realtà mi permette di produrre Birrum. Quindi è vero che non c'è una progressione delle stazioncine, però c'è quella Gigio che, capito, salendo di livello devi pagare un binario in più. Quindi sì, non so se ci siamo capiti, ma fa stesso. Partirò dal secondo binario, quindi già 50.000 euro non ce li avrò, e mi andrò a collegare in maniera parallela fino ad arrivare praticamente quasi vicino lì. Mi servono 98.000 per fare questa cosa. 98.000, signori. 98.000. Chi offre di più, chi offre di meno. Chi offre qualcosa, offrite e basta. Non siate cincischiosi e lamentosi. Rifornimento dell'acqua al 42%. Ci avete una torre dell'acqua? Mi auguro di sì. 98.000. Dai, raga. Danari. Offrite i danari. Or dunque, il progetto prevede che... Prendiamo il demolitore magnifico. Veniamo qua e smontiamo uno. E smontiamo due. E c'è l'asta ancora per il fischio del treno. Santi Dio, il fischio del treno. Ma chi vuole il fischio del treno?
chi lo vuole il fischio del treno? Avvisatemi se vedete qualcuno che vuole il fischio del treno, soprattutto perché per qualche motivo in questo scenario non c'è competizione, c'è per ora. E quindi tipo, ma perché? 54.000 mi viene a costare questa cosa. Binario doppio 50. Madonnina santa, facciamolo subito, me lo dicevi prima. Allora, questo deve andare al quarto binario. 1, 2, 3 e 4. Questo deve andare laggiù. Questo deve andare lì. E ho finito i danari. Però almeno ho costruito quello che c'era già prima, dai. Va bene così. Potenza pura non si ferma più. Più di 1800 km. Il direttore della compagnia, Mike Senzanome, ha riferito al nostro giornale di essersi distaccato e alla concorrenza di voler raggiungere molti altri obiettivi per il bene dei cittadini. Ragazzi, ma non ci sta nessuno! Quale concorrenza? Specialista di formaggi, Michael Speaker è sicuro, il suo formaggio è il migliore. Non faccio formaggio, faccio arte, ha ripetuto al nostro giornale. Tuttavia, durante una competizione, la giuria ha squalificato Speaker dicendo la sua prestazione ci puzzava. Il giornale di Nizza, ragazzi, non fateci caso. Ok, è l'ultimo trenino. Boom. Quindi, adesso ci siamo. Via deviatoio. Ciao. Ma il deviatoio... Perché? Ma perché sono due binari e due binari? Non posso fare il deviatoio su tutti i binari? Vabbè, alla fine mi sono dovuto arrendere al fatto che non sono riuscito a fare un deviatoio per quattro binari. Per qualche motivo me lo mette solo a due binari, anche se sono in parallelo, ne vedo solo due. Forse è colpa del ponte, forse non ho idea quale sia la sua problematica o quale sia la sua patologia. Nel frattempo però mi ritrovo che devo assolutamente adesso pensare di collegare il birrificio qui, il birraio, mastro birraio, anche solo per fare scena. Mi sarebbe quella che costa proprio meno in assoluto di locomotiva. Una schifo totale, ce l'abbiamo? Non può costare 52.000 quella che fa schifo. Cioè, la Rail Crusher, un treno espresso del 1892, costa 63.000, mentre una Prussian Merch del 1905 viene 49.000. E per 42.000 prendo la Santa Fe, che è praticamente l'ultima uscita sul mercato, nuova de Zecca, il zio. Non ha senso, ma fa stesso. Production has started and is welcomed by the population. Acipigna, attenzione. Message from our investors. They are very happy and convinced that we will also successfully manage future tasks. I have our next Edward Cullen, eccolo qua. Let me see. Our next stop is Switzerland. Look forward to steep slopes and delicious cheese. Ottieni uno status espresso su una linea tra Ulma e St. Moritz. Rendi 8 beni diversi disponibili contemporaneamente a Ginevra. Trasporta 60 passeggeri senza soste da Venezia a Ginevra. Ok, ho 3 anni per portare 8 beni a Ginevra. Produci 3 carichi di latticini nella regione svizzera ogni settimana. Ok, posso continuare però adesso le mie cose? Madonna santa, no. Hanno... Vedi che succede quando Mike non mette le mani? Quando Mike non mette le mani, l'intelligenza artificiale ce le mette lei le mani e diventa questo schifo. Fabbrica di stoffa. 925.000, ovviamente, perché, sai, serve la stoffa in città. E quindi praticamente mi ha appena fatto fuori tutto il mio grande commercio. Funziona bene il deviatoio su Railway Empire. Mi hanno detto che è tutto alla grande. Comunque, adesso... grazie a questa grandissima mossa del gioco, non c'è più bisogno della stoffa di Torino. Andiamo avanti con i nostri obiettivi, popolo. Andiamo avanti con i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono ovviamente un fucking birrificio. Non ho più dove metterlo perché quest'idiota mi ha riempito la città con una fabbrica di stoffa. Mannaggia la stoffa, mi ha rovinato tutti i piani. Quindi i piani prevedono che adesso Marsiglia sia la mia nuova base per la birra. Prima che qualcun altro si svegli tanto furbo. Oh, ok, perfetto. Di conseguenza andiamo a demolire un po' di cose. Perfetto, demolendo ovviamente tutto ho dovuto anche sistemare un pochettino qui. Ho creato una cosa molto particolare che non so ancora capito, non so esattamente che cosa dovrebbe essere, ma lo vedremo in futuro. E quindi deviatoio da questa parte non ha più senso di esistere, grazie per la compensazione. Il che significa che adesso la stazione dei François deve andare a collegarsi praticamente da quest'altra parte, dritto. 38.000 euro, boom. Quindi ci stacchiamo così e...
andiamo qua. Per poi ignorantemente collegarci direttamente sullo stesso binario, perché ancora una volta non capisco perché ci sia bisogno di fare cose complicate. E quindi ecco qua. Abbiamo anche i binari di andata e ritorno. Un solo trenino dovrebbe farcela abbastanza violentemente a fare questa cosa. Io dovevo avere un trenino che non faceva niente, ma probabilmente è stato venduto. No? E questo? Sì, solo che va a Nizza. Invece deve andare a Marsiglia. Dovresti tornare indietro a caricare dei cereali magari. Ma fa stesso, dai, fa stesso. Facciamo finta che vada bene così. Nel frattempo, visto che ho fatto tutta questa cosa, andiamo qui, andiamo nel nostro stupido magazzino e immagazziniamo, beh, niente meno che della birra, visto che la birra servirà adesso anche per altre cittadine, vero? Perfetto, butta dentro la birra, don't worry, be happy. E continua la tua stupida crescita, stupida città francese. Ok, allora, concentriamoci su. Su cosa ci concentriamo? Ginevra. Prima cosa a sapere, dove sta Ginevra? Ovviamente, a meno che io non mi invento una super mega galleria, intanto devo prendere l'accesso a questa zona, che sono 4 città, 350.000 euro. E quindi praticamente mi devo semplicemente spostare da quest'altra parte. Però la verdura e gran parte delle cose si trovano in Borgogna. La stupida Borgogna. Maledizione. Il latte ancora non sto portando a Marsiglia. Però avrebbe più senso portarlo a Nizza. Ancora una volta, popolo. Perché, Mike? Perché Nizza mi serve sia a Marsiglia che Torino. Quindi se io faccio il deposito del latte a Nizza, Marsiglia e Torino riceveranno il latte. C'era un po' una fregatura, una bella legnata il fatto di farlo così a 188.000 contro, vediamo un pochettino, andando dritti verso Marsiglia, vado a 83.000 e vado di qua. Questa è una bella fregatura però, porca miseria. C'è da dire che con un'attenta pianificazione sono riuscito a abbassare il costo praticamente della metà, 93.000, quindi si fa così e basta. Adieu, adieu, fermata Mathieu. Ok, forse va bene così. Mi interessa adesso magari sdoppiare questo e collegarlo in qualche modo. Sempre lì. Perfetto, in modo che anche questo poi si fa i suoi semaforini e le sue cose. Ed eccolo là, e questa è una linea perfettamente unica e ci piace un sacco perché ci permette quindi di prendere il latte e portarcelo ancora una volta a Nizza, dove lo butteremo nel nostro bellissimo deposito. Latteria. È più semplice gioco chiamare le cose come si chiamano. Ok, togliamo magari l'interfaccia e partiamo con un super mega trenino di latte. Questo non passa perché quello... Ma è follia. Cioè, se tu non mi metti il fucking semaforo qui... Oddio santissimo, che fastidio il fatto di non poter mettere i binari. Guarda, questo treno qua non può passare da qui perché è bloccato da un treno che tra l'altro è in Culonias. È una cosa assurda. Nel frattempo, a Nizza, visto che almeno cose possiamo controllare e le controlliamo tranquillamente, andiamo a vedere le merci e... nella stazione di Nizza, nel magazzino... aggiungiamo quindi il latte. Marsiglia, state bevendo birra? Marsiglia, non ne produco abbastanza, mi sta dicendo. Madonna santa, potenziamo il birrificio. Mi servono solo 300.000 crediti. Ok, va bene. Ne pensiamo al prossimo episodio. Nel frattempo, popolo, per quanto io possa volervi bene e possa divertirmi con questo titolo, direi che ci vediamo al prossimo episodio. Latteria Mathieu arriva finalmente nella mia grande big metropoli. Vedo che i trenini apprezzano la mia deviazione, e quindi questo è assolutamente super importante. Perché sta aspettando? Perché i semafori sono stupidi. I semafori sono stupidi. E con questo vi saluto. Buon proseguimento, popolo. Ciao.